ripetizione di tutti i pattern. Ad esempio, se partiamo di una scala Lidia, in questo caso G, o Mi bemolle, non bisogna avere dubbi. Guardavo, cos'è stato qualche giorno fa, è venuto un mio amico a Milano che mi porta su del materiale di un insegnante che mi fa vedere le trasposizioni di come mostra lui i pattern ai suoi allievi e li fa vedere a schemi, va bene, nel senso, vedevo che faceva vedere, che ne so, Lidia di Sol, anzi no, le faceva vedere proprio in questo modo, Lidia di Sol, Lidia di Sol. Probabilmente lui lo sa benissimo, nel senso, e la vede anche in questa maniera, perché la vede la quarta eccedente. Però ovviamente è meglio che vai sempre a ragionare anche solo sui modi non estesi, no? E soprattutto poi, ad esempio, come nel caso di questa base, andiamo a vedere. Molle maggiore, Do dorico, ma che sia sia esteso per un utilizzo di questa economia della pennata, che quella non economica, per una ritmicità in più della pennata. Voglio essere Lidio? Perché cambio colore, Rientro. Vedi come rientro, in flat. Ovviamente qua sono già in tonalità. Ok, invece prima di andarmene via in palestra, perché devo andare a fare il mio dovere se non voglio invecchiare prima dei 33 anni e rimanere sempre giovane 28, tanto mentirò sempre sulla mia età come le donne. No, volevo ringraziare quelli di Funky Junkie perché sono a Milano, anzi così faccio un po' di pubblicità perché secondo me se lo meritano, perché a differenza di tanti altri negozi, a parte che Funky Junkie a Milano è un negozio di pro audio dove vendono materiale, sì, pro audio, nel senso macchinari, rack, preamplificatori, macchinari come Eventide o altre cose di questo genere, però nel senso non è che ci vadano solamente chi ha degli studi di registrazione o chi fa il professionista, nel senso ci può andare anche chi suona la chitarra, chi suona qualsiasi altra roba, ad acquistare, che ne so, anche un pedale come questo che ho comprato io venerdì, Time Factor della Eventide, che fa solamente delay, che costa intorno ai 400 euro, che magari pagate meno da Funky Junk piuttosto che magari da altri negozi di Milano, dove magari sono, vi dicono che lo pagate meno lì perché sembrano dei supermercati, ma magari vi fanno dei prezzi migliori da Funky Junk e vi fanno un trattamento migliore, dove ci sono delle persone squisite come Mirko, Matteo, che vi trattano come a casa. E insomma, ecco, io vi consiglio di andare in posti di questo genere. Troverete poi ovviamente un sacco di macchinari e assistenza nel corso del tempo, e insomma, secondo me un po' di pubblicità se la merito, anche se non serve perché hanno negozi in tutto il mondo, per cui hanno un bellissimo sito www.funkyjunk.it e ci sentiamo, perché adesso io vado in palestra. See you, bye.